siamo con Angelo Peretti allo stand di Pizza e Chiaretto, una cosa un po' innovativa per il Vinitaly. Come è nata l'idea? Ma l'idea nasce dalla opinione che abbiamo sul Chiaretto e sulla sua abbinabilità straordinaria con la pizza e soprattutto con la cosiddetta pizza contemporanea, quella che qualcuno chiama anche pizza gourmet, cioè questa nuova idea di pizza che vuole mettere insieme grandi produzioni agroalimentari italiane con la grande lievitazione della pizza. L'idea è anche quella poi di celebrare in una maniera un po' nuova il 50° anniversario di Vinitaly, perché ci è voluto mezzo secolo per portare la pizza dentro Vinitaly. Questa è la prima volta nella storia che la pizza arriva a Vinitaly e ci arriva con un vino nuovo, antico come nascita ma nuovo come stile, che è il Chiaretto figlio della Rosé Revolution, il Chiaretto quindi con un colore molto scarico e con questi toni agrumati. Eccoci qui con Renato Bosco della pizzeria Saporè. San Martino Bonebergo. Bene, una pizzeria veramente originale. Le pizze sono squisite, ma la squisitezza delle pizze è data proprio dagli ingredienti che vengono usati, molto particolari, molto alternativi. E cosa ci fa un pizzaiolo con il Chiaretto, qui con lo stand del Chiaretto? Guarda, è stata una grande fatalità. Io ho incontrato Franco alla presentazione del Gambero Rosso a Napoli e mi ha premiato 3 spicchi, 3 rotelle. E ci ha premiato con il Chiaretto. In quel momento noi ci siamo conosciuti, ci siamo presentati, abbiamo cercato di approfondire un attimino l'abbinamento pizza e vino. È nata questa idea del Vinitaly. Oggi siamo qui che proponiamo ingredienti soprattutto del nostro territorio. Gli impasti sono quelli che ho fatto io, questo è il mio doppio crunch, l'abbiamo fatto con uno speck, in questo caso di una volta, cioè proprio di una volta. Abbiamo fatto una frittata con la gallina grisa della Lessinia e poi abbiamo fatto anche con gli sfilacci della gallina grisa della Lessinia, abbiamo cercato di fare degli abbinamenti, sempre legati con il Monte Veronese o dei formaggi di stagione che abbiamo trovato qui nella nostra Lessinia. Siamo qui con Fabio dell'azienda Le Morette, un'azienda che produce Lugana, corretto? Assolutamente. E dov'è esattamente? Noi siamo a Peschiera del Garda, precisamente a San Benedetto di Lugana, che è proprio terra di confine tra i comuni di Peschiera del Garda e Sirmione, quindi a cavallo tra Veneto e Lombardia, ed è proprio la zona del territorio del Lugana vicinissima alla costa del Lago di Garda, perché il Lago di Garda, nella sua veste di ghiacciaio del Garda, è il maggior responsabile della formazione del territorio. Quest'anno qui a Vinitaly che cosa proponete? Proponiamo sicuramente l'anteprima di tutte quante le vendemmie nuove 2015, grandissima annata, sin dalle premesse in fermentazione e confermate qua dai nostri ospiti, dai nostri importatori, soprattutto importatori stranieri che sono presenti in modo molto massiccio, diciamo così. Ma poi al tempo stesso l'abbiamo anche visto in una veste di proprio stimolare l'abbinamento gastronomico direttamente qui ai nostri ospiti, per cui abbiamo presentato le vendemmie nuove, quindi il 2015 del Lugana Mandolara, il Benedictus e il Riserva 2012, con degli abbinamenti molto particolari legati a vecchie ricette del pesce del Lago di Garda. Ed abbiamo qui Davide, il nostro chef. Allora Davide, come ti è venuto in mente di abbinare il baccalà al Lugana? Bah, noi avevamo iniziato un progetto per dimostrare che il Lugana negli anni ha mantenuto le sue caratteristiche e quale migliore occasione di dimostrarlo con le ricette più vecchie che avevamo in casa. Allora, abbiamo qui Elisa della Mazzetti d'Altavilla. Mazzetti è una famiglia che produce grappe da 6 generazioni, è radicata nel territorio di Altavilla che è in provincia di Alessandria, quindi in pieno Piemonte, e immagino che la vostra produzione quindi sia basata sui vitigni principali piemontesi. Esatto, sì, noi siamo giunti alla 7ª generazione di distillatori, distilliamo vinacce tipicamente piemontesi come la Barolo, la Moscato, il tipico Barbera, il Grignolino e tanti altri diversi prodotti
uniti poi insieme per formulare delle riserve piuttosto che dei blend particolari. Adesso il vostro presidente è Cesare. E Cesare ha qualche progetto per il futuro, l'azienda in generale, che progetti avete per il futuro? Sì, noi puntiamo molto al ringiovanire questo prodotto, perché la grappa comunque è un prodotto che viene ancora considerato come un prodotto, passatemi il termine, vecchio. Purtroppo non è così, noi della settima generazione appunto siamo molto coinvolte per far conoscere il prodotto il più possibile anche a un pubblico giovanile. E il nostro obiettivo principale sarà quello di continuare a portare il prodotto anche fuori i confini, quindi sull'est. Provincia di Asti, Montegrosso e il comune. Franco Roero con me, un premio importante, prestigioso, con la Barbera. Franco, che cosa abbiamo vinto? Allora, abbiamo vinto una gran medaglia di Can Grande, che è un premio che viene assegnato a un produttore per regione ogni anno dal Vinitaly. Quest'anno è toccata a me, sono molto orgoglioso di questo premio. Volevo ringraziare per questo premio innanzitutto i miei genitori, che mi hanno trasmesso la passione per la terra e per la viticoltura. E poi volevo dedicare questo premio anche a tanti, tantissimi miei colleghi piccoli produttori che ogni giorno lavorano, si sacrificano, faticano su queste nostre meravigliose colline per ottenere e per far sì che questo vino, la Barbera in particolare, abbia sempre più successo nel mondo, possiamo dire. Devo farti un duplice complimento: il complimento per la medaglia, che è un premio prestigiosissimo, il complimento per averlo condiviso con le tue belle parole con i colleghi. 10 secondi, che Barbera è? Questa è una Barbera tradizionale, il metodo più tradizionale in botte grande, che da sempre, secondo me, esprime il top, il massimo delle sue potenzialità. Questa volta parliamo di Canavese. Antonino Iuculano al mio fianco, tenuto a roletto, dico bene se faccio qualche... Perfettamente, lei ha detto chiaramente la tenuta a roletto. Lei me lo dica, allora, beh, Canavese ho detto, perciò Erbaluce, dai. Erbaluce parliamo, dai. Erbaluce. In mille sfumature. In mille sfumature, noi l'Erbaluce facciamo levare, allora, il frutto o l'acino, la pianta è Erbaluce, però dopo ci sono le varie lavorazioni, no? Allora, partiamo del passito, che è la chicca, ma la chicca è veramente una cosa speciale. Certo, ci vuole degli anni. Se lei guarda attorno, quella è tutto passito appeso, grappolo per grappolo. Ed è una cosa bella e importante poterla avere così, questo, perché per noi l'orgoglio è quando tu puoi stapparla e metterla nel bicchiere, ragazzi. Signor Antonino, voi oltre a produrre grandi vini fate anche ricerca e studi. Noi stiamo facendo molto ricerca, l'impegno veramente della nostra azienda si sta impegnando ormai da più anni, che è impegnata sulla ricerca con la facoltà di agraria di Grugliasco. Io normalmente dico Torino perché Torino-Grugliasco è la facoltà di agraria, l'interland della città. Tra l'altro è un polo universitario importantissimo. Certo, e ci stiamo collaborando molto, perché abbiamo, oltre alla pergola che era la tradizionale, stiamo facendo alfilare a buio. Siamo in momenti dove stiamo facendo delle cose. Dopodiché, attenzione, lo stesso clono dell'Erbaluce viene fatto sia sul buio che sulla pergola, però vinificata a parte, per vedere le differenze.